E tra 2 giorni saranno passati esattamente 4 anni dal terremoto di Amatrice. Il commissario straordinario fa il punto sulla ricostruzione. Giuseppe Lavegna. Aprire altri 5.000 cantieri e ottenere che una quota del Recovery Fund sia destinata ai territori colpiti. A pochi giorni dal 4° anniversario del terremoto che sconvolse l'Italia centrale, il commissario straordinario Giovanni Legnini a fissare gli obiettivi della ricostruzione. Istituito un nuovo fondo di 5 milioni per i comuni. Adesso abbiamo regole nuove, semplici, tempi certi, responsabilità attribuita a ciascuno degli attori della ricostruzione che ci può consentire di far decollare nei prossimi mesi la ricostruzione. Accelerare sulla ricostruzione, snellire le procedure e gli obiettivi delle nuove ordinanze appena approvate, secondo gli ultimi dati solo il 6,5% delle case è stato ricostruito. Su 80.000 edifici danneggiati sono state presentate appena 14.000 richieste, troppo poco per un territorio devastato. Era il 24 agosto del 2016, la prima scossa in piena notte alle 3.36 fa tremare un'area compresa tra 4 regioni dell'Italia centrale. Crollano edifici pubblici e abitazioni private. I comuni più danneggiati sono Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto. Le vittime saranno 299. I territori tentano di disegnare nuovi orizzonti. Le parole del ministro agli affari regionali Boccia: è importante omogeneizzare gli strumenti per la ricostruzione. Parliamo ora della morte di Viviana e Gioele Vegliarini.